Ciao, ciao a tutti, bentrovati e bentornati nel mio canale. Un bacio da Patrizia. Allora, oggi sono qui per farvi un video What's in my bag del periodo, quindi What's in my bag in quarantena. E qualche giorno fa ho scritto un post sulla community di YouTube per chiedere, insomma, se avevate dei suggerimenti sui prossimi video. Me ne avete dati molti e piano piano, insomma, li prenderò in considerazione. Tra questi, una ragazza mi ha scritto: "So che non è il momento adatto, ma mi piacerebbe che tu facessi un What's in my bag". Allora, in realtà io di questi video ne ho fatti, credo, già almeno due, quindi rispondo a lei, vai a vedere, insomma, tra i miei vecchi video. Forse 2 anni fa, e comunque troverai What's in my bag, uno normale e uno per la spiaggia, mi sembra anche l'avevo fatto. E però in realtà tu mi hai dato una bella idea per farlo legato al momento, cioè io non sto uscendo di casa se non per andare a fare la spesa. Cosa mi porto dietro per fronteggiare l'emergenza supermercato in quarantena? Che borsa uso? Cosa ci metto dentro? Di solito io uso delle shopper grandi in cui infilo mezzo mondo. In questo periodo sto usando invece, per andare a fare la spesa, questa borsa che voi vedete abbastanza piena, perché ora ci ho messo tutto quello che ci può entrare per questa situazione di emergenza che è come andare in guerra, andare a fare la spesa. Infatti, quando torno sono devastata sia per le file che spesso si trovano, sia perché comunque ho l'adrenalina a mille, i sensi allerta. È una esperienza davvero molto stressante, oltre al fatto che comunque io cerco di uscire il meno possibile e quindi faccio delle spese voluminose, e portare questi carrelli enormi, poi riportarli indietro a casa è un qualcosa che onestamente sfinisce. Allora, che cosa mi porto dietro? Allora, prima di tutto mi porto un occhiale di questo tipo che tendo a indossare durante tutta la spesa. Questo occhiale è grande, è un occhiale da sole, è bello avvolgente, e con questo io mi copro gli occhi fino a che riesco, perché poi, insomma, a volte si appanna, quindi li levo e li uso come cerchietto, però tendo a portarli questi perché cerco di coprire anche gli occhi. Inoltre sono rosa, non sono molto scuri, con questi vedo bene anche all'interno del supermercato, quindi ho questi perché ho anche occhiali da sole molto più scuri di questi. Poi, allora, oltre al fatto che vi faccio vedere com'è composta, no? È una borsa, questa è la Michael Kors, scusate, la borsa in questione è la Michael Kors Jet Set Travel, quindi è una borsa a tracolla che è molto pratica per questa operazione, perché io la metto a tracolla, ce l'ho davanti e via, ed ha qualche taschina, qualche scomparto interno per posizionare, insomma, il cellulare, e ce n'ha anche un altro divisorio qui davanti dove si possono mettere anche documenti, penne, eccetera. Allora, oltre al classico portafoglio, e questo è abbinato alla borsa, li comprai insieme. Questa è una pelle molto molto resistente. Questo è il colore ostrica, che però è un po' difficile adesso da trovare. E questo portafoglio nasce come, in realtà, porta carte di credito, ma io lo uso a tutti gli effetti, è bello imbottito come portafogli, come portadocumenti, tutto. Qui ci va tutto, ed è abbinato a lei ed è piccolino e ci va perfettamente. Poi il documento, perché qui fermano dove stai, dove abiti, chi sei, dove vai, un fiorino. E poi vediamo le cose ultra essenziali. Essendo una borsa che mi serve per un arco temporale di un'ora, un'ora e mezza, e uscendo io sempre struccata, è sempre, sembra una scappata di casa, una senza casa, cioè vado in tuta, vado vestita proprio da battaglia, con vestiti che proprio dopo metto a lavare con la candeggina, quindi insomma vado proprio vestita come capita, tuta in tuta. Qui non ci sono trucchi, non ci sono rossetti, non ci sono ritocchi, non c'è niente di make-up, non c'è nulla. C'è l'essenziale, il gel
batteriologico disinfettante per le mani tipo a mucchina. Questo mi sta salvando la vita. Mercy Handy, credo che si trovino anche da Sephora. Io le avevo ricevuti un po' di tempo fa, era una collaborazione con Octoly. Li avevo usati e non usati, grazie a Dio, perché poi per un periodo è stato impossibile trovare qualcosa del genere. Ora ho visto che stanno un po' tornando in commercio, non il gel a mucchina, però altri brand. Ne ho diversi di questi e vi dirò che quando finirà, questo sta per finire. Io non li butto, li riutilizzerò perché questi sono preziosissimi, sono piccoli, quindi guardate quanto è microscopico e entra perfettamente nella borsa. Tra l'altro, questi sono profumati e non seccano particolarmente le mani, quindi io li utilizzo comunque prima e dopo il supermercato. Se faccio tappe intermedie, li riutilizzo e mi stanno salvando la vita. Allora, il gel disinfettante per le mani di Mercy Handy. Salviettine per le mani. Queste sono cambio pallolino, non sono un'apisa, quelle che avevo, perché comunque, insomma, possono sempre servire. Qualcosa fanno, ecco, qualcosa fanno. Altra precauzione, il profumo. Il profumo non lo porto per spruzzarmelo, però poi se capita me lo spruzzo, ma lo porto perché il profumo contiene alcol, quindi parlo di eau de parfum. Questa è un eau de parfum, credo che anche la eau de toilette possa andare bene perché penso che ci sia la stessa percentuale di alcol. L'acqua profumata no, non ve la consiglio perché l'acqua profumata contiene una percentuale inferiore di alcol di solito. Quindi cercate un profumo, un eau de parfum. Questo è di equivalenza. Quindi una confezione piccola, la più piccola che ho, questo, ho preso questo perché è una confezione da 30 ml e il profumo in particolare, questo non mi ricordo che numero fosse perché qui non me l'hanno scritto, 7 qualcosa, comunque magari lo trovo e ve lo dirò, è il dupe del Gucci Bloom che è un profumo primaverile alla tuberosa, buono, molto. Molto buono, però io lo uso per spruzzarmelo sulle mani, perché ho sempre paura che il gel magari mi possa finire o che mi cada dalla borsa inavvertitamente. Insomma, io questo di solito me lo porto dietro. Entra nella borsa perfettamente. Sta anche, ve lo faccio vedere in verticale. Vedete quanto è piccolino, formato da 30 ml. Se non avete il gel disinfettante, portate un profumo o una confezione di alcol. È la stessa cosa, insomma. Che altro c'è? Basta, non c'è altro. C'è una penna, qua dentro una penna, un fogliettino, penna e fogliettino per prendere qualche appunto. Se capita, perché non mi porto agende, non mi porto nulla di ingombrante. Poi che cosa c'è? C'è un'altra cosa qua dentro ripiegata che io metto o nella borsa questa oppure in una delle sacche, quelle della spesa grandi. Ed è la mascherina e i guanti. Allora, io utilizzo uno di questi, vabbè, ora è un caso, questo di chi è? Di Dress Lily, però vanno bene anche le buste, quelle di Ikea, insomma, qualunque busta di questo tipo, da cui poi posso far uscire facilmente l'aria, in cui dentro ci metto la mascherina che dovrò utilizzare e i guanti. Ora, di guanti in questo momento sto usando questi, fino a che li avrò, perché mi stanno anche per finire, avevo comprato una confezione grande, sembrano introvabili, anche i guanti, vorrà dire che comincerò a utilizzare quelli proprio da lavoro, quelli gialli, quando non li troverò più, guanti in lattice, questi sono usa e getta, però vi devo dire che io li riutilizzo anche, nel senso che ora che stanno arrivando alla fine, io li lavo con la candeggina in acqua, li lascio, poi li faccio asciugare. Certo, poi sono un po' più difficoltosi da rimettere, però insomma, piuttosto che stare senza. E la mascherina. Allora, questa mascherina non è perfetta, non è una opera di alta sartoria, non è di quelle sicuramente validate dalla Protezione Civile, ma non trovando nessun tipo di mascherina. Se non ieri, poi che sono andata in farmacia, ho trovato qualcosa. Io me la sono fatta da me, questa me la sono fatta da me già un mesetto fa. L'ho realizzata io e come è fatta? È fatta con una stoffa di riciclo. Una volta sono entrata in supermercato con questa indosso e mi hanno detto, ora non me la metto perché ho il rossetto, mi hanno detto, ha delle pieghe, vedete qui.
E beh, finalmente una signora che indossa una mascherina divertente. Allora, questa l'ho recuperata da una sacca che era dei miei figli quando andavano alla materna e seguivano il progetto di Hocus e Locus, che sono questi due personaggi per imparare la lingua inglese alla scuola materna. Avevano una borsa di stoffa che io ho riciclato perché è un misto cotone e lino. Che è morbido. Io l'ho fatta con una tasca interna in cui dentro infilo un filtro che può essere o carta da forno o qualcosa del genere. Ci sono degli Scottex particolari se li dovessi trovare. Io per ora sto usando la carta forno. So che non è quello autorizzato, so che protegge fino a un certo punto, però piuttosto che niente io uso questa. Poi ieri ne ho comprate alcune in farmacia, dovrebbero essere un po' più strutturate di questa, ma sono usa e getta, quindi comunque io questa la tengo. Che cosa faccio? La indosso quando sto per entrare nel supermercato e me la tolgo prima di rientrare in macchina insieme ai guanti, me li sfilo al contrario e rinfilo tutto qui dentro. Poi vado a casa e metto tutto a bagno con la candeggina per quasi più di un giorno e poi li metto ad asciugare. Quindi questo mi aiuta a non contaminare quello che c'è. Nella borsa, il cellulare e le chiavi sostanzialmente. Ok, questo è tutto. Io vi ringrazio di avermi seguita. Spero di avervi dato qualche consiglio utile. Se ne avete voi da dare a me, ben vengano, soprattutto in questo periodo. Grazie, un bacio e alla prossima. Ciao ciao.